la senti questa voce. Chi canta l'amore, la maglia d'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 90. Buon venerdì 26 marzo, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, Bari nuovamente in campo, domani allo stadio San Nicola c'è Bari Paganese, fischio d'inizio alle ore 17:30, puntata odierna dedicata a questo match con notizie, rubriche e ospiti in collegamento telefonico. Ci collegheremo anche con Pagani per le ultimissime sui nostri prossimi avversari. Vi ricordo i contatti per interagire con noi, il solito numero, il 393 949 7483, ripeto 393 949 7483, altrimenti c'è la nostra chat di Spreaker. Sondaggio odierno che, come ogni puntata pre-gara, riguarda il prossimo match dei biancorossi. Quello che vi chiediamo è: come finirà Bari-Paganese? Fate il vostro pronostico col Bari che ha la necessità assoluta di tornare alla vittoria, insomma in un turno casalingo contro la terzultima, se non sbaglio, insomma bisogna assolutamente far punti. Come finirà, quanto finirà Bari-Paganese? Entriamo in clima partita. Intanto tra poco meno di mezz'ora parlerà Massimo Carrera, conferenza stampa pre-gara alle 14:30. Noi cerchiamo insomma di adattarci un po' a quelle che sono le notizie del momento per formulare un'ipotetica formazione antipaganese. Intanto ieri allenamento mattutino e anche pomeridiano, le notizie non sono eccezionali. L'unica notizia positiva è il rientro in gruppo di Cianci, mentre Marras ha svolto lavoro a parte, lavoro differenziato. Sarsi Puttini ha lavorato in palestra, tra palestra e fisioterapia, insieme a Matteo Ciofani. Tabella personalizzata ancora per Celiento e Andreoni, quindi dovrebbero essere questi gli assenti. Al termine della seduta pomeridiana il gruppo si è sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi e test sierologici. Vediamo la formazione, ricordiamo che non ci sarà Mattia Maita perché è squalificato. Sono in diffida Celiento, Cianci, Derisio e Sarsi. In dubbio Marras, più che in dubbio diciamo, out Sarsi, Ciofani, Celiento e Andreoni. Probabile formazione, quindi abbastanza diciamo, scontata la formazione del Bari, viste anche le assenze, visti anche i problemi che ci sono, che vengono dall'infermeria. E allora, la formazione Frattali tra i pali, poi Semenzato terzino destro, spero in Di Cesare e Minelli coppia centrale con Sabbione in panchina. Spero che Carrera insomma ascolti questo messaggio che arriva dall'etere, insomma speriamo di non vedere Sabbione nuovamente in campo, quindi mi aspetto una coppia centrale, spero in una coppia centrale Di Cesare e Minelli. Poi per rotta a sinistra ci sono pochissime alternative. Poi a centrocampo, vista l'assenza di Maita, visto la diffida di Derisio, mi aspetto una coppia di centrocampo Lollo-Bianco. Poi in avanti, Rolando a destra, Dursi a sinistra, Antenucci alle spalle di Cianci. Quindi formazione, vado a ricapitolare, Frattali, Semenzato, Di Cesare, Minelli per rotta Lollo, Bianco, Rolando, Antenucci, Dursi e Cianci. Mi aspetto questa formazione, questo 11, vedremo un po' se sarà così. Sicuramente Carrera non dà tantissime indicazioni, anzi non quasi niente durante le conferenze stampa. Vediamo se aggiungerà qualcosa quantomeno per quanto riguarda gli infortunati. Allora veniamo alla rassegna stampa di Tanto non capirai. Oggi andiamo a ci sono ben tre quotidiani da leggere. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Allora, ovviamente si rifanno tutta la conferenza stampa di ieri del presidente De Laurentiis. De Laurentiis pensa in grande, Bari sono qui per vincere. Questa è la Gazzetta dello Sport.
Invece Corriere del Mezzogiorno, le spine del presidente Luigi De Laurentiis respinge le accuse dei tifosi, qui si lavora ogni giorno per il bene del Bari. Infine Tutto Sport, articolo di Leonardo Gaudio, che ieri non era presente alla conferenza stampa di De Laurentiis. Luigi De Laurentiis risponde alle accuse, Bari niente paura, puntiamo alla B, ma ammette un errore cambiare Vivarini. Si legge nell'articolo, dal suo intervento in realtà ci si aspettavano altre risposte sui tanti quesiti che la piazza ha posto alla società, a cominciare dalla mancata sostituzione del DS. Quindi insomma un articolo un po' diverso rispetto agli altri, questo di Leonardo Gaudio, insomma, che si in pratica scrive di questa insoddisfazione per quanto riguarda la conferenza stampa. Ci aspettavano molte altre risposte, un po' quello anche che ho detto ieri nel mio intervento post conferenza stampa. Insomma, ci aspettavamo qualcosina di più da Luigi De Laurentiis, qualche risposta in più alle domande un po' più pertinenti, un po' più dirette, un po' più scomode, ha provato a glissare. Quindi ci aspettavamo sicuramente delle risposte ulteriori. Alla fine, come ho detto ieri, ha soltanto smentito la voce di una probabile cessione. Bene, siamo giunti allo spazio dedicato ai numeri e alle curiosità biancorosse. Ci dice tutto il giornalista statistico della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Ancona. Ciao Massimiliano, ben ritrovato. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao Massimiliano. Allora, se avete domande da rivolgere a Massimiliano, io non lo dico mai, però è giusto sottolinearlo, potete comunque farlo attraverso la chat di Spreaker oppure attraverso il nostro numero 393-949-7483. Poi le domande arrivano lo stesso, però è giusto sottolineare che è possibile interagire con Massimiliano. Allora Massimiliano, facciamo il nostro consueto passo indietro. Un'altra sconfitta, questa volta contro il Catanzaro, e addio terzo posto, perché poi Catanzaro ha vinto nel recupero contro la Cavese, quindi Bari ora quarto, insomma sempre più giù. Eh sì, è un dato di fatto, ne dobbiamo prendere atto, non resta che, come dire, chiudere questa benedetta stagione regolare nel modo più dignitoso possibile a questo punto, perché è ovvio che ci sia una involuzione in atto. Lo dicono i risultati, lo dice anche la qualità del gioco che, ripeto, ricominciando con Carrera nelle ultime 8 partite, anche la qualità del gioco, insomma, non è che sia stata sempre eccessa. Del resto, questa squadra, questa rosa ha dei limiti oggettivi, ha dei settori di gioco sguarniti, assolutamente sguarniti, per cui Carrera sta facendo tutto il possibile. Ho visto un gran bel Bari nel primo tempo contro la Ternana e più in generale durante la partita con la Juve Stabia a Castellammare. Fermo restando che sullo 0-0 la Juve Stabia aveva colpito quel palo che, con il consueto errore, leggerezza difensiva che ormai scandisce ogni partita del Bari, che in quel caso però il Bari non ha pagato caro e quindi poi ha finito per vincere in modo meritato, assolutamente. Ecco Massimiliano, ieri conferenza stampa del presidente Luigi De Laurentiis, ti hanno convinto le parole del numero uno biancorosso? Ma guarda Nicola, il problema è che chi ci convincano meno, il presidente ha detto determinate cose, è lui il proprietario del club e quindi dobbiamo stare a ciò che dice lui. Ecco, io vedo anche, non so, troppa sento, leggo anche troppo scetticismo rispetto a, come dire, alle due teste che fanno capo alla Pilmauro, Bari succursale del Napoli, non so, io sono cose queste che secondo me nel momento in cui De Laurentiis ha avuto il titolo sportivo del Bari era lecito ed era normale attendere, insomma, questo dualismo. Dobbiamo accettare, quello che non dobbiamo accettare è che purtroppo negli ultimi 2 anni, soprattutto in quest'ultimo, siano stati fatti degli errori, quindi è ovvio che la società deve essere comunque
criticata per gli errori tecnici nell'allestimento della squadra, nelle scelte degli uomini che ha fatto per allestirla, e adesso anche magari nella mancanza di una figura secondo me fondamentale, che è quella del direttore sportivo, sempre che magari sia stato già scelto e non possa essere annunciato, perché ci sta anche questo, insomma, nel calcio è così anche, e quindi insomma, io detto che questa stagione sono stato tra i più scettici sin da novembre, chi mi ascolta e tu con cui sono in stretto contatto siete testimoni, io già da novembre avevo come dire molti dubbi, per non dire molto, molto scetticismo sulla vittoria del campionato da parte del Bari. Quella partita con la Ternana in casa secondo me è stato lo spartiacque negativo di tutta la stagione, annunciato dalla sconfitta nel derby di Foggia. Sono state quelle le due partite che comunque mi hanno messo in grande allarme e mi hanno fatto comprendere che questa squadra non avrebbe comunque primeggiato nel girone. Tutto ciò premesso, è ovvio che poi quando una stagione nasce male continua magari peggio. Anche le scelte che sono state fatte di mercato, la squadra, l'abbiamo detto tante volte, è stata oggettivamente indebolita e anche numericamente tagliata, perché è oggettivo che Carriera abbia meno scelte. Ieri per esempio il presidente ha detto ciò che io personalmente ho sempre pensato, e cioè che non aveva senso prendere dagli svincolati, perché probabilmente dagli svincolati non hanno avuto quelle garanzie tecniche, fisiche, anche come dire di caratteriali che servivano al Bari, quindi è inutile spendere per spendere. Certo. Io ho detto, è ovvio che nel caso in cui dovessimo fallire anche nei playoff, ipotesi tutt'altro che improbabile, e a questo punto prenderemo atto, e credo che nelle parole di De Laurenti ci siano state anche la conferma che la Filmauro non lascerà il Bari e che quindi il progetto continuerà in Serie C e in Serie B, fermo restando che ci sono le incognite legate alla pandemia che stiamo vivendo. Credo di averne parlato 2-3 settimane fa, se non ricordo male, incognite che riguardano il calcio, ma tutte le attività mondiali a tutti i livelli, perché se non si riuscirà comunque a mettere sotto controllo questa pandemia, le squadre di Serie C perderanno il primo introito del loro bilancio, che è quello del pubblico, e sappiamo tutti quanto Bari da questo punto di vista conti molto sull'apporto del pubblico, e anche i proprietari del Bari ci abbiano contato tanto, insomma, finché c'è stata la possibilità di andare allo stadio. Max, si sta parlando in queste ore, anche se ieri è arrivata la, diciamo così, una smentita da parte di De Laurentiis, di cessione, di probabile disimpegno di De Laurentiis a fine campionato, qualora, e questo va sottolineato, qualora il Napoli non raggiungesse la Champions e il Bari la Serie B. Che ne pensi? Ma io credo che non credo a questa ipotesi, sinceramente. Non perché il Napoli potrebbe anche non raggiungere la Champions, anche se mi sembra finalmente una squadra in ascesa dopo che Gattuso ha recuperato un po' soprattutto gli attaccanti che gli sono mancati. Anche lì, anche al Napoli c'è stato un problema di rosa corta, probabilmente. Peraltro si sono fatti male tutti gli attaccanti che costituivano, come dire, uno dei punti di forza della squadra. Io non credo alla cessione del Bari, perché non credo sia degno dei De Laurentiis lasciare una squadra con una sconfitta o comunque senza raggiungere un obiettivo che loro stessi hanno fissato. Non mi pongo questo problema perché, ripeto, viviamo un frangente, un periodo così difficile e così, poco proiettato verso il futuro, perché non si può
pensare al futuro e neanche quello prossimo se non si hanno, come dire, tra virgolette, certezze sul presente, cioè su come e quando si come ricomincerà a fare una vita abbastanza normale. Insomma, noi siamo ancora in attesa, non so se è arrivata anche l'ufficialità. Io vivo a Roma, quindi non sappiamo ancora se da lunedì o martedì saremo di nuovo gialli o resteremo rossi. E quindi io ho un figlio di 12 anni e non so ancora se lunedì dovrà andare a scuola o meno, o restare ancora in didattica a distanza. Per cui è davvero difficile, e credo che Luigi De Laurentiis, il presidente, lo abbia sottolineato ieri, è davvero difficile progettare il futuro che non vada, che vada oltre i playoff. Ecco. Io ritengo che il Bari, seppur con maggiore fatica rispetto allo scorso anno e con un dispendio di energie notevoli, che con una rosa corta comunque potrebbe essere pagato, sia in grado di poter dire, di poter fare una buona figura, una figura dignitosa nei playoff. Poi dipenderà anche dalle varie situazioni. Se non ricordo male, in questo momento il Bari dovrebbe affrontare il Catania in casa in gara unica, se il quarto posto dovesse restare tale, e non sarebbe un cliente semplice, insomma, seppur in gara unica, seppur con il vantaggio di giocare in casa, che poi senza pubblico in realtà non è un vantaggio. E poi vediamo, insomma, io mi spiace non avere certezze. L'unica mia certezza è che il Bari deve ricominciare a fare risultato, più che altro per non perdere quel minimo di morale e di, come dire, spinta decisiva, spinta positiva che ha avuto con l'arrivo di Carrera. Credo che la Paganese non debba essere un ostacolo insormontabile per questo Bari, però tante volte siamo stati smentiti, troppe volte siamo stati smentiti in questo campionato. Se ben ricordate, io dicevo, non so come la società possa essere positiva riguardo le trasferte importanti su campi tradizionalmente negativi che ci aspettano nel girone di ritorno, tranne che a Castellammare di Stabia il Bari comunque non ha vinto, anzi ha perso quasi ovunque, ha pareggiato a Catania, poi ha perso a Catanzaro, dove storicamente non ha mai vinto il Bari, quindi, come dire, la tradizione è stata confermata. A Terni, dove ha giocato probabilmente il miglior tempo della gestione Carrera, per impegno, per dedizione, perché ho visto una squadra corta, una squadra che faceva pressing, che era compatta, insomma una squadra che è entrata in campo con il desiderio di fare risultato. Anche lì, dopo il primo gol, poi gli episodi sono girati male e alla fine il Bari, con due viste difensive, ha pagato caro e ha perso la partita. Poi la Ternana, del resto non facciamoci illusioni, la Ternana non si ferma, e già domenica potrebbe sbarcare in Serie B, merita tanto, senza dimenticare che deve poi, magari già da promossa, dovrebbe affrontare l'Avellino. Questo magari anche tu dici lascerebbe campo, quindi vediamo un po'. Ecco, le incognite sono tante, ma se il Bari non ricomincia a fare punti, la vedo davvero dura, insomma, avvicinarsi ai playoff con un certo ottimismo. Fermo restando che, se non ricordo male, il Cosenza un paio di anni fa ha vinto i playoff partendo dalle retrovie, quindi sono eccezioni quelle, Max. Mentre l'anno scorso, per esempio, in finale, con quei playoff un pochino, come dire, arrangiati all'ultimo momento, vista la situazione della pandemia, poi sono arrivate in finale le due squadre che erano prima e seconda nel ranking approntato con le classifiche interrotte appunto dalla pandemia. Max, veniamo a questo Bari Paganese, pochi precedenti immagino, no? Guarda, Bari Paganese si è giocata a Bari soltanto 3 volte e una soltanto in campionato. Le altre due precedenti riguardano la Coppa Italia,
la Coppa Italia che riguarda due partite, Coppa Italia 4 novembre 1976, Bari Paganese 0-0, e l'11 agosto 2019, quindi la prima partita, il debutto assoluto nella stagione scorsa, nel campionato scorso, e finì 3-2 per il Bari sulla Paganese, i gol di Cupis e doppietta di Antenucci per il Bari, Caccetta e Alberti per la Paganese. L'unico precedente risale proprio alla Serie C e risale anche questo al 1976, quindi ormai sono quasi 45 anni, 44 anni e mezzo per l'esattezza. 28 novembre 1976, Bari Paganese 1-0, il Bari di Losi che sbarcò in Serie A in Serie B dopo tre tentativi, Giacomo Losi, in gol Gianni Manico. La Paganese in quella stagione 76-77 fu la rivale più accreditata per il Bari, pur arrivando a distanza di sicurezza. Non dimentichiamo che all'epoca la vittoria valeva 2 punti e quindi era ancora più difficile recuperare in classifica rispetto ad ora, in cui una vittoria comunque ti dà i 3 punti. Questi sono gli unici tre precedenti. E ricordando che la partita dell'anno scorso, che si sarebbe dovuta giocare a Bari il 22 marzo, non fu giocata appunto perché il campionato fu sospeso e il Bari a Pagani aveva vinto per 1-0 con un gol di Antenucci, se non ricordo male. Per quanto riguarda gli ex, anche qui non ce ne sono tantissimi, no? Non ce ne sono tantissimi, abbiamo degli ex giocatori del Bari che hanno allenato la Paganese, che sono Giovanni Ardemagni, Antonio Gianmarinaro e soprattutto Lucio Mugliesan. Poi ci sono tanti doppi ex, domani ci sarà in campo Perrotta per esempio, che è un doppio ex avendo anche giocato a Pagani. Poi abbiamo Felipe Sodigna, Giuseppe Ingrosso, Antimo Junco e Luigi Rana. Da ricordare, visto che ieri lo hai intervistato ed è un DS che in qualche modo è legato alle vicende biancorosse, che Guido Angelozzi giocò nella Paganese proprio l'anno prima di affrontare che la Paganese lottasse con il Bari per la promozione in Serie B, e cioè nel torneo 1975-76. Max, c'è una domanda per te da parte di Pasquale, ti prego però di rispondere brevemente perché torneremo sull'argomento di prima. Ti chiede Pasquale, domanda per Massimiliano: più che le rassicurazioni varie di Luigi De Laurentiis, le rassicurazioni che ha cercato di dare, tipo il rinnovo di Maita, non credi che proprio le distanze prese dal signor Romairone possa essere un segnale positivo? Nel senso che Luigi De Laurentiis ha detto di portare, di potare e ridurre, ma il DS ha sbagliato e quindi Napoli conta fino a un certo punto. Ma sì, ma il problema è proprio questo, ecco, ho omesso questa, chiedo scusa magari nell'ambito del discorso, ieri il presidente De Laurentiis ha anche ammesso degli errori, ha anche ammesso probabilmente di aver sbagliato a cambiare tecnico in quel maledetto mese di agosto in cui la società praticamente dopo la sconfitta con la Reggiana è rimasta muta al di fuori, insomma, lavorando solo dal di dentro alla nuova stagione del Bari. Però il problema è che non abbiamo la controprova, quindi si sono assunti determinate responsabilità, hanno fatto determinate scelte e chi le ha fatte, stando a quello che ci ha detto il presidente, le ha pagate con l'esonero, perché sia Romairone che Auteri sono stati messi da parte a un certo punto della stagione, probabilmente troppo tardi. Come si fa questo a dirlo? Non voglio dire, il Bari probabilmente ci sarebbe anche adesso, dopo un punto nelle ultime 4 partite, teoricamente ci potrebbe anche essere l'esonero di carriera adesso. Cioè, i tecnici sono sempre legati ai risultati. Indubbiamente. E magari un po' meno, sono evidenti le responsabilità di Romairone nella gestione del mercato e delle scelte che sono state fatte.
Certo, Max, arbitro della partita sarà Mattia Caldera della sezione di Como, assistenti saranno Giacomo Monaco della sezione di Termoli e Fabio dell'Arciprete della sezione di Vasto, quarto ufficiale Stefano Milone di Taurianova. Ecco, cosa puoi dirci su questo Mattia Caldera? Guarda, è quasi un esordiente perché alla seconda stagione in Serie C, quella di domani tra Bari e Paganese, sarà la sua 21ª gara arbitrata Serie. nel terzo campionato Sì. nazionale. Finora in questa stagione ha arbitrato 5 gare del nostro girone, del girone C: 18 ottobre Teramo Casertana 2-0, 22 novembre Monopoli Vibonese 2-0, 9 gennaio Teramo Avellino 1-1, 21 febbraio Viterbese Vibonese 0-0 e il 7 marzo, l'ultima partita, Turris Foggia 1-3. Quest'arbitro è al debutto con il Bari, non lo ha mai arbitrato, mentre con la Paganese ha un solo precedente che risale al 31 agosto 2019, Paganese Monopoli 2-0. Nelle 5 gare che ha arbitrato quest'anno nel nostro girone, ha sventolato per 24 volte il cartellino giallo. Continuiamo a dirlo, continuiamo ad avere tanti squalificati. Anche questa è una costante ormai probabilmente inaccettabile, anche questa, perché non è possibile con una rosa così risicata cadere sempre e prendere delle ammonizioni talvolta evitabili ad ogni partita. Quindi anche questo fa la differenza in una partita, potere o no disporre di un Certo. cambio o di un uomo importante peraltro come Maita. Perfetto, io con questo ringrazio il giornalista della Gazzetta dello Sport Massimiliano Ancona per essere stato con noi. Massimiliano, grazie mille, appuntamento alla prossima, forza Bari e buona partita. Sempre Forza Bari, un saluto a tutti quanti, speriamo che questo Bari non continui, come dire, Già, a a deluderci. tradire la storia biancorossa che, seppur bistrattata in questo momento, va sempre comunque È rispettata. E la onorata. Paganese non deve, come dire, cambiare ciò che sta cambiando in questo Certo. momento in Bari, perché sta perdendo punti contro squadre che, soprattutto in casa, che non ci hanno mai fatto paura. Eh Per già, il hai resto, ragione. un Grazie saluto a Max, tutti alla e forza prossima. Bari. Grazie mille. E allora, questo Massimiliano Ancona, come non essere d'accordo con lui quando, insomma, sostiene che non deve essere la Paganese a cambiare ancora il destino del nostro Bari. Tra un po' andremo a perfezionare il secondo collegamento telefonico. Intanto ci sono dei messaggi che vado subito a leggere. Messaggio di Boris che dice: sono d'accordo con quanto detto dal. No, spero in una vittoria contro la Paganese. Non, su molte cose non sono d'accordo con il presidente. Ci vuole un direttore sportivo subito. Antonio Di Gennaro, a mio avviso, sarebbe ottimo. E ci vuole un uomo come Loseto che faccia da tramite tra presidente e calciatori. Qualche giocatore svincolato c'era, penso a Birsa o a Chiaretti. Bah, io dico che ci vogliono direttori sportivi esperti e navigati. Di Gennaro fa il commentatore TV. Penso che non abbia la minima esperienza per fare il direttore sportivo. Quindi, con tutto il rispetto per Di Gennaro. Andiamo avanti, spazio dedicato a squadre e tifoseria avversaria. Per sapere tutto sui nostri prossimi avversari della Paganese, siamo in linea con il giornalista e telecronista di Eleven Sports, Danilo Sorrentino. Buon pomeriggio, Danilo, ben ritrovato. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Allora Danilo, Paganese reduce da due sconfitte interne, ma anche un successo fuori casa, quello di Biceglie. Che momento sta vivendo la squadra di Raffaele Di Napoli? Ah, momento non semplicissimo dal punto di vista della classifica, perché si ritrova al terzultimo posto la formazione azzurra stellata con due partite in più rispetto alla Cavese. Deve ancora fermarsi, due sconfitte in casa di fila, deve sicuramente, ha anche un calendario non favorevole, perché nelle ultime 5 partite ne giocherà 4 fuori casa, quindi sicuramente non è facile il momento, né tantomeno la rincorsa per la salvezza. Però è una squadra che deve provarci in queste ultime 5 gare e provare anche a
diciamo, sovvertire quelli che sono i pronostici a partire dalla partita di domani, anche nelle prossime, perché nel girone d'andata, in queste ultime 5 partite, la Paganese ha raccolto 0 punti. Se dovesse farlo anche qui sarebbero playout sicuri. Sicuramente deve fare di più rispetto a quello che è stato il girone d'andata, ma anche a quelle che sono state le ultime partite, perché sì, la vittoria di Bisceglie, che era importante, non è arrivata dopo una prova entusiasmante, però servivano i 3 punti, ma le altre 2 partite interne di certo non hanno lasciato l'animo sereno e tranquillo alla squadra di Napoli. Ecco Danilo, come vedi questa lotta per non retrocedere? Chi sta messo meglio secondo te? Potenza sicuramente, perché si è messo fuori, perché ha una rosa secondo me migliore, cioè più qualitativa, più di categoria rispetto a tutte le altre, e il Bari lo ha provato sulla sua pelle qualche settimana fa. E sta meglio anche di testa, perché ha raccolto dei risultati di un certo livello, come quello appunto del San Nicola. Ha vinto gli scontri diretti, dovrà affrontare la Cavese mercoledì, quindi diciamo da questo punto di vista la formazione di Gallo ha il calendario migliore, ha anche una situazione mentale, psicofisica decisamente migliore rispetto a tutte le altre. Sono d'accordo con te. Tornando alla Paganese, allenata da mister Di Napoli, che tecnico è? Come fa a giocare le proprie squadre? Ma Di Napoli è un allenatore che all'inizio ha dato anche una sua impronta e ha confermato il modulo, ma il gioco è stato diverso, soprattutto nelle prime partite. La formazione azzurro stellata ha creato molto di più rispetto a prima, quindi 3-5-2 con molto propositivo, soprattutto a sinistra con Squillace, una difesa che all'inizio ha concesso poco, adesso invece sta concedendo qualcosa in più, secondo me, rispetto a quelle che sono gli standard e le possibilità di una squadra che si deve salvare e che quindi deve ridurre al massimo gli errori. Però è un allenatore che ha cercato di imprimere innanzitutto un qualcosa di diverso dal punto di vista mentale ad una formazione ormai scarica e svuotata dopo il mese di dicembre, che è stato veramente disastroso, ma allo stesso tempo adesso deve cercare di trovare la giusta quadratura, sia se vuole provare a salvarsi direttamente, sia se per preparare un eventuale play-out, perché poi in quelle 2 partite secche secondo me ha sempre la meglio la squadra che ci arriva meglio di testa. Ecco, venendo alla partita di domani, quali calciatori ci segnali tra i più in forma, quelli da tenere d'occhio? Vale, la Paganese sta molto bene Squillace in questo momento, che è l'esterno di sinistra di centrocampo. Lui è anche uno dei giocatori più esperti, ha trovato 2 gol, 3 assist in questo periodo in cui è arrivato di Napoli, più nel vivo della manovra, del gioco rispetto a prima, e è secondo me da tenere d'occhio, anche perché il duello con Semenzato potrebbe essere interessante. Semenzato non sta vivendo un momento di grandissima forma, sta giocando praticamente sempre, e quindi quello secondo me potrebbe essere uno dei duelli più interessanti della sfida. Mi piace vincere facile a Squillace, eh? No, vabbè, dai, fino a questo punto no, nel senso che comunque se pensate a un giocatore di categoria, di esperienza, io credo che stia vivendo un momento di difficoltà insieme a tutto il complesso, cioè da fuori è quello che emerge, è questo. Non è un singolo giocatore, sì, forse qualcuno più degli altri, se pensate uno di questi, però diciamo tutto il complesso non sta vivendo un momento sicuramente favorevole. Però è chiaro anche che vale lo stesso discorso fatto per la Paganese, ci sono 5 partite, 6 per il Bari, per cercare di chiudere al meglio una stagione che non è stata sicuramente entusiasmante o come erano quelle le aspettative, però c'è da preparare un playoff, e anche in quel caso, visto che è una lotteria, il Bari lo sa bene, ci sono tante sfumature da sistemare. Ecco, quale potrebbe essere l'11 della Paganese?
Paganese che ritrova Mendicino, saranno assenti Scarpa, Griscuolo, Esposito, Cernuto e Perazzolo che sono, non sono stati convocati, sono tutti indisponibili, quindi una squadra che sarà disposta, come dicevo prima, col 3-5-2, Baiocco in porta. In difesa c'è un dubbio tra Cigagna e Schiavino, credo sicuramente giocheranno invece Svampato e Sirignano. Sugli esterni Mattia o Carotenuto e Squillace invece a sinistra, al centrocampo Onescu, Zanini, poco diciamo da pochi dubbi credo da questo punto di vista. Davanti una maglia da titolare se la giocano Guadagni e Raffini come partner di Abu Diop. Che tipo di partita dobbiamo aspettarci dalla Paganese? Vista la classifica, verrà qui per chiudersi, per aspettare il Bari, oppure, visto come dicevi tu all'inizio, che comunque insomma bisogna far punti, magari si potrebbe vedere una Paganese un po' arrembante? Ma l'ha detto anche Di Napoli oggi, nel senso che sarà una squadra attenta dal punto di vista difensivo, credo che l'abbia preparata così, e poi per cercare di far male al Bari in ripartenza, sfruttando gli spazi. Non sarà una gara semplice secondo me per il Bari, dovrà avere pazienza, cosa che non ha avuto spesso, e certo poi conterà molto l'approccio. Questo giro di partita qui la Paganese l'ha fatta anche ad Avellino, però poi ha preso gol al 75esimo su un calcio di rigore, l'ha fatta a Terni, ma è durata 5 minuti, cioè quindi dipende molto anche dalla squadra avversaria, e bisognerà avere pazienza per il Bari, dovrà essere una dote in più per la squadra di Carrera in un momento particolare. Ecco, il campionato non si è ancora concluso, però tu, insomma, come abbiamo detto, sei telecronista di Eleven Sports, ti chiedo la squadra che ti ha fatto la migliore impressione da inizio campionato. Non vale dire la Ternana, credo, no? Potrebbe, beh, non è detto, magari in quella partita non ha fatto cose eccezionali. No, ah, ti dico la verità, sarebbe troppo facile secondo me dire la Ternana, però io credo che la squadra che sia andata, ci sono due squadre che secondo me sono andate oltre le aspettative, sono il Foggia e la Juve Stabia, che tra l'altro sono anche dirette concorrenti, anche se un po' distanti dal Bari. Non dico le altre, ma semplicemente perché il campionato del Catanzaro, della Ternana, dello stesso Avellino un po' me lo aspettavo, anche del Bari. Però Foggia e Juve Stabia secondo me sono andate oltre. Il Foggia è partito tardissimo, aspettava il ripescaggio, la riammissione in Serie C, e quindi ha preso i giocatori, di fatto hanno preso la condizione giocando, hanno trovato anche dei risultati importanti. Marchionne è un tecnico interessante, e la Juve Stabia è riuscita anche a superare dei momenti complicati nell'arco della stagione, grazie a Padalino, grazie alla società, grazie anche a tanti investimenti che ha fatto nel mercato di gennaio, prendendo uno degli attaccanti più forti della categoria, che è Marotta. Quindi io credo che va dato merito a queste due squadre che, con armi inferiori rispetto alle prime quattro della classifica, non hanno poi un distacco così esorbitante dalle formazioni di testa, dalle posizioni di testa. Quindi per questo motivo premio tra virgolette queste due squadre. Venendo al Bari, il calciatore più temuto? Ma allora guarda, io ti dico la verità, il calciatore che più mi piace del Bari non c'è domani, che è Marta, che a me piace tantissimo, è uno dei centrocampisti. Non si è capito, ci siamo sovrapposti, non si è capito, qual è il calciatore? Maita. Ah, Maita, ok, perfetto. Sì, no, beh, avevo sentito che l'avevi detto anche tu, quindi no, ho detto Marras. No, non so se Marras, se leggevo che era in dubbio, sì. Però mi piace molto Maita, onestamente, e secondo me è anche un giocatore determinante per il Bari, che sposta anche il peso del centrocampo, e quello di qualità maggiore, credo che sia il giocatore da cui il Bari dovrà anche ripartire nei prossimi anni, e lo ha già fatto blindandolo. Poi è chiaro che è una squadra di tanti nomi importanti, tanti giocatori che hanno anche voglia di rivalsa, che hanno vissuto momenti del genere, quindi credo che
ci siano comunque le potenzialità per fare bene. Però a me come giocatore del Bari in assoluto che più piace è Maito. C'è un po' una voce fuori dal coro, perché in genere i colleghi mi rispondono sempre Guantenucci o Marras, quindi perciò è la prima volta che viene citato Maita, quindi vuol dire che sei un attento osservatore. No, è molto più facile, secondo me, è chiaro che ruba l'occhio l'attaccante, no? Il giocatore Guantenucci è un giocatore che è come il discorso di prima, se ti avessi detto Ternana, cioè scontato, scoprivo l'acqua calda, però secondo me il giocatore e che tante volte ho visto il Bari e credo che quello là che fa la differenza e che cambia anche l'umore del Bari quando sta bene e quando non sta bene è Maita. Poi può essere una voce fuori dal coro sicuramente, ma credo, è il mio modestissimo parere. Sono d'accordo, ti dimostri insomma di essere un intenditore di calcio, perché a tanti allenatori, a tanti tecnici piace Maita, quindi hai detto una cosa molto molto sensata. Perfetto, io con questo ringrazio il giornalista e telecronista di Eleven Sports, Danilo Sorrentino, per essere stato con noi. Danilo, grazie mille, è un grande piacere averti ospitato. Buon lavoro e buona partita. Grazie mille, grazie a voi. Buona giornata. E allora, questo Danilo Sorrentino, preparatissimo e simpaticissimo giornalista e collega di Pagani, l'abbiamo ascoltato anche più volte raccontare anche la partita d'andata, quella tra Paganese e Bari. Bene, veramente tutto, insomma, speriamo che il Bari riesca a cogliere finalmente nuovamente i tre punti, insomma, dobbiamo farcela contro la Paganese che, insomma, abbiamo sentito, non è in un grandissimo momento. Domani l'importante è vincere, la prestazione viene dopo, certo, magari una prestazione convincente sarebbe la cosa ideale per tutti, però l'importante domani è vincere, tornare a cogliere i tre punti. Bene, veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata di Tanto Non Capirai qui su Radio Biancorossa. Mister Carrera sta ancora parlando, ovviamente daremo conto di quello che ha detto nel corso più tardi sul forum di orgogliobarese.it. L'appuntamento con Tanto Non Capirai è per lunedì, sempre alle ore 14, dove sempre qui, nella casa dei tifosi del Bari. Radio Biancorossa, forza Bari e ciao! Questa voce. Tanto non capirai.